San Valentino, pur non essendo una festività ufficiale, ormai è entrata nell'uso comune, per cui è la festa dell'amore, e noi ci presentiamo rappresentando che il vero amore non è quello che poi viene mascherato in azioni violente in famiglia. È nel giorno della festa degli innamorati che il camper della Polizia di Stato, con la sua equip di esperti, tecnici ed investigatori, è tornato nuovamente nelle piazze del centro di Arezzo per la campagna Questo non è amore, a contrasto alla violenza di genere. Siamo presenti sia con personale in divisa che con personale tecnico. Io personalmente, come medico, sono col camice anche per cercare di rassicurare le persone che dovessero avere timore di rivolgersi a un personale in divisa, far vedere che ci sono anche figure tecniche che possono comprendere da un lato professionale quelle che sono le loro problematiche. L'affluenza è stata discreta perché abbiamo raccolto nelle uscite fatte l'anno scorso, d'estate, poi in inverno e anche ora, 80-100 persone ogni volta si sono rivolte a noi. Chi sono le persone che si rivolgono a voi e perché? In genere sono genitori anziani di figli che hanno rappresentato problematiche familiari, oppure conoscenti in vario genere. Qualcuno anche ha rappresentato un proprio disagio personale, che però per fortuna si è risolto poi nel migliore dei modi, senza arrivare agli esiti drammatici che poi sentiamo tutti i giorni, insomma.